È giunto il momento per tutti di avere il coraggio della generosità e della creatività al servizio del bene, il coraggio della pace che poggia sul riconoscimento da parte di tutti del diritto dei due Stati ad esistere e a godere di pace e sicurezza entro confini internazionalmente riconosciuti. Così Papa Francesco a Betlemme, davanti al presidente della Palestina Mahmoud Abbas, ha lanciato il suo appello per la fine del conflitto israelo-palestinese, che ha prodotto tante ferite difficili da rimarginare. Dopo la visita di cortesia nel palazzo presidenziale di Betlemme e il discorso del presidente Abbas, il Papa ha manifestato la sua vicinanza a quanti soffrono le conseguenze del conflitto ed ha chiesto, dal profondo del cuore, di porre fine a questa situazione che diventa sempre più inaccettabile. Si evitano quindi iniziative che contraddicono la volontà di giungere ad un vero accordo, perché la pace porterà con sé innumerevoli benefici per i popoli di questa regione e per il mondo intero. Occorre dunque incamminarsi risolutamente verso di essa, ha aggiunto Papa Francesco, anche rinunciando ognuno a qualche cosa. Auguro ai popoli palestinese e israeliano e alle rispettive autorità, ha concluso il Pontefice, di intraprendere questo felice esodo verso la pace con quel coraggio e quella fermezza necessari per ogni esodo.